ragazzi, come sempre Zamp vi parla e oggi siamo incredibilmente tornati con un nuovo episodio del GTA 4 Sdrogo. Come sempre spero che vi piaccia, se così sarà vi esorto fin da subito o dopo i primi minuti a lasciare un bel mi piace, perché mi serve davvero per capire se volete che questa serie continui. A me piace un botto giocarci e portarvela, perciò vorrei che anche per voi fosse lo stesso. Perciò signori, vi lascio al video, ci ripecchiamo. Comunque abbiamo un'altra missione di Roman Balek, perciò ridirigiamoci al... Oh, abbiamo anche Little Jacob qui. Ok, quindi tecnicamente abbiamo una missione anche da Little Jacob, però vabbè, ormai sono da Roman, faccio quella di Roman e Little Jacob me lo filerò la prossima volta, no? Ed eccoci qua, Uncle Vlad. Hey, what's wrong? Eccas. Bullshit. What's bullshit? Mallory. Oh, what about her? I like her. I really like her. But you keep messing around with other women. Yeah. No. I think she's messing around with Vlad. I saw his car parked outside her place the other day. Yeah. You knew? I had suspicions. You fucking knew? What was I going to say? You knew my woman was banging this war dog and you didn't do anything? I didn't... You didn't say anything? I didn't know. You're an asshole, Nico Bellic! A disloyal user! After what I did for you, you dick! You fucking dick! I'm sorry! Screw you! All right, so you want me to deal with it right now? No. Sit down. No! I'm not going to stand here and have you call me disloyal. You might let some Russian asswipe bang your woman, but I won't. But you fucking did! That was before I knew you cared! You always were a hypocrite. Nico! Yes. Don't do anything stupid, wait for me! Stavolta quello stronzo di Vlad è ora che sparisce dai radar, perché mi dà veramente troppo fastidio. Cioè Nico gliel'ha detto, te forse potrei anche permettere che lui si scopi la tua donna, ma io no, io no. Giusto. Have to think this through. Stay out here. Let the big boys have their conversation inside. Fammi andare dentro che qui c'è qualcuno che vuole un sacco di mazzate. Excuse me, do you think I give a fuck, peasant? Oh, there he is. Hey, fella, I'm sorry you're so upset. Oh, fucking go. Hey, Vlad, can't we just talk about this? You stay away from Mallory. I must be hearing things. I could have sworn for a minute this ratty little yokel told me what to do. Did you hear that voice? Yeah. Now, get him out of here. Okay. C'è un pestaggio. E io ammazzo. No? È la cosa più rapida e indolore anche per voi. Mi piace fare delle stragi. E adesso andiamo dietro anche a quel sudicio figlio di puttana, la cui vita secondo me può finire. Sta di cazzo. Ok, se la sta svignando. Quindi anche noi dobbiamo prendere la macchina. Proprio una macchina di merda, però. Giusto. He'll come back. The only thing that will hold him down is 6 feet of dirt. Forget about Mallory. Plans change. And you know, when Vlad is done with her. Grow a fucking spine. You think Vlad won't come after us when I am chasing him like this? I have to end it. Here and now. Giusto, dobbiamo massacrarlo.
Dove sta andando? Ehi, vabbè, ed è pure questo camion, però sei un coglione. Ah, che ti preoccupa che Vlad qui non arriva lontano. Don't worry, bro. Sti stronzi c'hanno vita breve. Vabbè, però qua nessuno rispetta la propria corsia, cioè. Questo invade. Oh, dove vai? Ok. Stiamo arrivando, ci stiamo arrivando. We are almost there, bitches. Fammi passare, cazzo. 777 su ogni cosa. Vlad ha distrutto la sua macchina e sta cercando di scappare a piedi. Sta zitto, Roman. Quando mi prende la furia omicida io devo ammazzare, uccidere, fottere. Vieni qua. 777 su ogni cosa. Penso proprio di sì. C'è paura, zio? Basta un colpo in testa, eh? Che infatti è questo. Spara, spara, Nico. Bye bye. Figlio di puttana. Guarda come muove la testa, che bug! Ah, morto, però continua ad averci gli spasmi. Dai, che sarà mai? Gli ho sparato in faccia, mo sparisce nel fiume, che problema c'è? One of them lives here. Why are you telling me this now? Do you always get sentimental after you kill people? You kept asking. Wonderful. You're here on some revenge mission for something that happened 10 years ago, and you don't care whose life you ruin anyway. No. For what? I don't know. I just... Let's hide the body, at least for a while. Hold him in the river. È proprio una genialata comunque buttarlo nel fiume. Mettetegli in peso e lasciatelo che vada a fondo, porca troia. You go. I'll catch up with you later. Tocca pensare a tutto a noi comunque, è assurdo. Quello se fa fotte la donna dello stronzo, noi dobbiamo essere quello che l'ammazza, arriva, fa il tassista, ma mi fate una sega. Io voglio i soldi, voglio i soldi. Money, denaro, cash, contante, ok? E direi che comunque anche oggi la nostra sporca pagnotta se la siamo portata a casa. Attenzione, abbiamo una chiamata da Roman intanto. Che cazzo sta facendo? Porca puttana, c'è Roman che come sempre si è cacciato nei guai, perciò direi che il buon Little Jacob può aspettare. Oh merda, stavo per investire uno sbirro, non so come non sono ricercato perché tecnicamente stavo per comunque fare del male a un rappresentante delle forze dell'ordine. Non sia mai che
Questa la curva la può prendere, non so, più larga se vuole comunque. Ok, siamo praticamente arrivati davanti al Perestroika, dove dovrebbe essere Roman. Non vorrei creare tutta questa confusione, ma Crime and Punishment è la nostra missione di oggi. Non c'ha tutti i torti comunque. Oh merda. Get out of the dumpster, Mr. Fatman. Come on, Fatty. The boss wants a little chat. Porca puttana, la situazione mi sa che si sta abbastanza mettendo male, perché uccidendo Vlad, ce l'aveva detto tra l'altro lui, non lo uccidiamo perché se no, oh merda. Oh merda. Cioè, ci ho appena tirato una segata in faccia. Oh. We found a buyer for the TVs. Yes, a buyer. But you got to get them for us so we can make the sale. Can you untie Roman? Porca troia. Madonna, comunque è assurdo, sono tutti scoppiatissimi in questo gioco, cioè non puoi un attimo sgarrare, che, cioè, non puoi sparare Roman, poraccio, è la persona più tranquilla del mondo, anche se è un coglione, quello lo sappiamo tutti. Allora, dobbiamo cercare una volante degli Sbirri, che sicuramente non hanno sentito gli spari, ma attenzione, perché una volante c'è laggiù nella via, perciò se non scappano prima che no, stai tranquillo, agente, non c'è bisogno di andarsene, si fermi, per favore, agente, mi dia la macchina, dai,
Su, via, gente, scenda e si tolga dai coglioni. Stupido, stupido sbirro. Adesso sparami, dai, vediamo che fai. E te, che pensi di fare? Io adesso mi giro e me ne vado via da voi, merde, sbirri, bastardi. Mi serviva solo la volante, non c'è bisogno che vi arrabbiate così tanto, dai. Guarda che sterzo che c'ha sta macchina, assurdo. Dimitri, dimmi tutto. Vabbè, insomma, dobbiamo trovare sti furgoni e adesso ci avviciniamo a loro, visto che siamo degli sbirri fottuti. Attiviamo anche le sirene perché io non c'ho paura del cazzo di nessuno, quindi spostatevi al mio passaggio. Su, dice merde, io sono la legge, sono l'ordine. Vieni un po' qua, io sono agente di polizia, fermo. Oh, te devi accostare, accosta. Chi sei? E mo vediamo chi cazzo sei, eh? Dai, no? Vediamo chi sei. Mostrami le mani. Get the fuck out of here. I don't want no trouble, buddy. Open up the back. You got any flat screens? You're gonna be disappointed. Fuck, get out of here. Vabbè, questo, insomma, non c'è un cazzo. Andiamo a recuperare gli altri furgoni. Questo si è fermato subito, non è che... Sono in due. Mi suonano molto di... Vediamo se puntandogli una pistola si spaventano oppure no. Mi sa che sono quelli giusti. Oh merda, sì, sono quelli giusti. Ok, uno ne abbiamo fatto fuori. Ora vediamo di beccare pure questo. Perfetto. Ok, abbiamo fatto un bel lavoro, devo dire. Perciò adesso vediamo di metterci alla guida del furgone e scappare da qui prima che gli sbirri ci siano addosso. Perciò via di qui. Vediamo di non farci più trovare. C'ho una volante che sta convergendo su di me, ma se sono esattamente abile nel dribbling, va bene così. Direi che possiamo andare anche al pain spray che sta qui dietro, se solo non ci fossero 600.000 persone in mezzo alla strada. Ok, entriamo al pain spray, dai che ce la facciamo. Ci siamo. Vediamo se ce la facciamo prima che arrivi una volante, ma penso proprio di sì. Ok, perfetto, si è fatta notte, abbiamo un furgone nuovo, fiammante, e ora dobbiamo tornare al garage per vedere come hanno ridotto il nostro povero Roman. Ok, siamo praticamente arrivati al deposito dove dobbiamo lasciare questo furgone. Speriamo che nel frattempo non abbiano lasciato morire dissanguato il povero Roman, perché diciamo che dalla nostra velocità dipendeva. Intanto ciao sbirri, che comunque sono sempre presenti pure quando... Oh, ma io c'ho un fucile a pompa, da quando è che ce l'ho? Boh, l'avrò rubato a qualcuno mentre lo uccidevo. Comunque direi di rubare questo taxi e di cercare di verificare le condizioni di Ro. Ah, ok, sto ricevendo proprio ora una chiamata dal buon Dimitri, che speriamo ci dia... Ok, quindi Roman sta bene e io direi che adesso nel frattempo possiamo concentrarci sulla missione di Little Jacob, che sto lasciando in sospeso da decisamente troppo. Oddio, quella è la prima moto che vedo da quando ho iniziato il gioco.